Ah no! Ma che cazzo vuoi? Buongiorno! Buongiorno te cazzo! Ma perché? Vatti il sacco, dico io! E dove andà? A fanculo! Perfetto raga, buongiorno a tutti! Ma di spini? Sì, spini o magna! Eh? Sì! O no? È sciacco, dico io! Ma che stai a fa? Ma i cazzi è mio! Perfetto! Anna Maria, sempre carica. Ascolta, ma ci mettiamo il santino? Sì. De Ibra? Eh? Sì? Allora, stasera, oggi lo stampo e te lo riporto, va bene? Va bene. Fit? Molto, sei molto bello. Già sei bello per conto tuo. Lei outfit capisce tutto perché è attentissima alla moda, beh, vero? Beh. Brava Anna Maria. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. No, io vo! Dove? A fanculo! Dove? Dov'ho? A fanculo! Si parte un po' di corsa. No, vabbè, raga. Sta pieno di figa, dove cazzo può? Come cazzo può? Via. Niente, gliela fa. Di seguire mio amico Andrea Mingione. Se fate swipe up potrete ascoltare, fa il cantante logicamente, potrete ascoltare le sue canzoni su Spotify. Fate così e sentite Andreino, che è di Perugia tra l'altro. Vedere le storie di ieri, fate ancora così col ditino, se no sono cavoli vostri. Ride. Sì dai, ride. No. A me mi fa ridere. Coccodrilli ve ne ho parlato la scorsa settimana, per chi volesse iniziare a fare trading, loro sono i numeri uno, mi avete scritto anche, vi state trovando bene, quindi andate a chiedere tutte le cose a Leone Trading. Codrilli, non sono sparito, ho fatto la visita oculistica per provare a operarmi, perché ho i binocoli, guardate che ho messo le gocce, ho le pupille super dilatate, non vedo ricca minchia da vicino, quindi ecco. Questo è... Madonna, raga, non vedo un cazzo, cioè... Ma capita anche a voi, sì. Comunque il dottore mi ha detto che è normale. Però io non mi vedo la... Raga, assurdo, incredibile. Mamma mia, guarda che sensazione. Adesso sì, un po'... Guarda che pupille. E vabbè, e speriamo che questa operazione ce la faccia farla. Madonna, che strano. Così mi vedo un cazzo. Su Striscia la Notizia. È vero? Io ragazzi mi avete bombardato, ma non vedo una minchia, guardate gli occhi ancora, da vicino non vedo un cazzo. E beh, se non vede niente mette gli occhiali. Non vedo solo lo stronzo, eccolo. No, lo stronzo è tu. Ma insomma raccontami questa storia. Io so qualcuno, non ne hai capito. Ma, ragazzi, è super. Sei tu che non sei nessuno. Certo. Quanto sei stato con sincero io, cocco mio, che te lo dici giorni che sei una persona speciale. Fermati. Che sei fantastico. Arconte, guarda quanto sei contento, di qualcosa, dichiarazioni. Ma l'ho visto sfuggita, Michael ha ripreso. E dopo la vedremo insieme a mo, Quando? Adesso. Devo dormire. E mo la vedremo. Ferma! Aia! Ciao Ibra! Dopo averlo salutato su Instagram, Ibrahimovic tagga nonno Faustino. Il nipote gli dà la notizia. Capito, ci ha taggato Ibrahimovic? Ma sei contento? Sì, ma è... Zlatan, Ibrahimovic, ha taggato! Ma insomma, dammi che cazzo vuole. Ma... Ci saluta... No? Che gli hai detto? Super emozionante. guardatelo. Contento, guardate come ride il coccodrillo. Io ho detto, ma dammi che cazzo vuole sto libro? Ma due potenze. Da Ibra? Lui mi ha detto che vado a passare col Mila e io ho detto no, chiedimi tutto, ma no, passa col bel Mila. Io porto l'Inter e non ci piove. Come si sente essere andato a Striscia la Notizia? Come un coglione. Perché? Perché? Io stavo lì e te qui vedevo. Che gli vuoi dire a Militello? Che io la dico a Militello? Militello io il conosco, eh. Appo-
Militello. Io l'ho visto un'altra volta alla Bastia davanti al cinema da domenica. E che si va a fare? Facevo, aveva fatto le fotografie da noi altri. E poi? E poi che? E dopo gli do a fanculo. No! Al confessionale nonno Faustino. Da me, sto grande fratello, ma rotti coglioni. E dove devono andare? Da me, andati a fanculo, fratelli, sorelle, quanto sono? No. Sì, sono. Così felice di essere andato in televisione che... Beh, mosca, no! Mi butta che... pallette! Ma che è? Ma come che è? Ma... No. Che è? Come che è? Sei un testa di cazzo nucleare! Poi? Con la bandiera dal culo! Poi, dai, poi! Sei uno stronzo! Perché? Perché sì! Mi va a bucare le pallette! Del pelle te lo va per tutta la cucina! Oh. Tutti quelli che mi dicevano della foto di Ibra tra i santini di Nonna Maria, domani lo farò, oggi sono uscito tardi, poi ho fatto la visita, tutti gli occhi così e non vedo una minchia, ma domani lo farò. Ha fatto? Ha cambiato. No, sto guardando sta stronzata del grande fratello. Perché? Sto guardando, ma che è la trasmissione quella? E che è? Ma cammina, parli, discorrono, parli. Sì, quello gli trova tutta sorta di beni. E pum, sa che trombano pure. Che fanno? Trombano! Che trombano? Ma cammina, va! E oggi per 4 ore mi sembri cowboy e schioppettata di fronte. È vero? Sì. Il film dura 4 ore. 4 ore? Sì. 4 ore di film? Allora durano un'ora. No, sì. Con le pubblicità, con l'oretta, sì. E che fanno? Mi schioppettata alla fine del mondo. Oh no, anche tu però. Non c'è po' di niente. Dopo la sera penura del grande fratello. Nora? Quanto dura? Allora, Nora. Già sarò 2 ore che sto vedendo lì. Ma guarda che se mi ci chiamano a me tu danno una trasmissione. Pepe. Tu da fai il collegamento. Che collegamento da fare? Con me. Con te? Perché? Qui, no, vengono di qui dentro casa. Ah, non la fa niente. Io. Come no? Si vengono dentro casa la. Sto! Perché no? E io un po' niente. E guarda, se ci vengono dopo, sente, ma no, dimmi come festa senza di me. Vabbè. Che ti posso toccare sotto qua. Stronzo! Ti è piaciuta questa, eh? Stronzo! Ah! Che sottopalla che c'ha. Oh, dai. Quadrilli, buonanotte. Anche oggi una super giornata, a parte che vedo pochissimo da vicino, però ho sentito tutto il vostro calore e è stato bello emozionare, fare emozionare nonno. Mi sono emozionato anch'io, ma sono sicuro che anche voi siete stati contenti di questa cosa. Io non sapevo nulla, però le cose inaspettate sono le più belle. Sono stati 2 giorni incredibili e niente, da domani si rinizia. Come d'altronde oggi, sempre testa sulle spalle, pedalare, lavorare, però sognare non costa mai nulla, quindi eccoci qua. Pronti per domani una nuova giornata, chissà se arriverà qualcosa, ma sicuramente sì. Va bene, buonanotte, vi voglio bene ragazzi, ciao dal vostro non vedente.